Questo programma è offerto da Tamma, la pasta dei foggiani, L'arte del pane, fratelli Argenio, Croissant farciti, Divella, Scaldatelli, Pistillo, San Michele vitivinicola, Gusto più gusto, Mila, Siciliani, Amadori. Facciamo, è partita, è partita già. Chi indosserà questo microfono? Chi sarà l'ospite di oggi? Chi sarà il concorrente? Chi sarà il VIP di questa sfida ai fornelli? Lo vedrete subito, perché inizia e dura mezz'ora, quindi dobbiamo farvelo vedere tra più o meno 80 secondi. Nel frattempo, benvenuti a una nuova sfida ai fornelli. Questo è il buono Convi a disposizione per chi vincerà. Nel caso dovesse vincere, come sempre, il cliente Convi potrà spendere 100 euro in uno dei 19 punti vendita che sono dislocati a Foggia in provincia. Nel caso dovesse vincere il VIP, oggi è una VIP, potrà dare in beneficenza questi 100 euro in buona spesa a una famiglia bisognosa o ad un'associazione benefica. Chi sarà il primo concorrente oggi? Direttamente dal telefono di casa Convi, Jenny Consalvi, benvenuta. Piacere. Benvenuta, voi la Grazie. Ricorderete, cliente Convi assidua, è una nostra telespettatrice, ci segue sempre insieme al marito Claudio, cantano, conoscono la musica e questa è una grande cosa e ci fa molto piacere. Abbiamo avuto anche ospite in trasmissione, ci fa molto piacere che sia anche qui perché pare sappia cucinare. Sei cucinare? Certo. Ma almeno tutti così dicono. Ma la spesa la fai tu o la fa tuo marito? Io. Ma vediamo che cosa hai comprato. Quindi tuo marito niente, che compra? Vabbè, Nutella, lo yogurt. Bravo, okay. Biscotti, Nutella, dolcetti. Un classico. Allora io ho comprato la rucchetta. Un po' di rucchetta, eccola qua. La zucca. La zucca, beh, che è in un periodo invernale. Ecco, il suo periodo proprio. Petto di pollo. Un po' di pan grattato, eccolo qui. Speck. E cipolla bianca. Ha comprato qualunque cosa, ha comprato. E la cipolla bianca. Allora, vediamo innanzitutto se sai fare veramente la spesa, perché ricordiamo che non bisogna spendere più di 5 euro. 3,55, fantastico. Mi ha comprato tutte queste cose con 3,55 euro. E qua ci sono 250 grammi di petto di pollo, quindi vuol dire che si può mangiare abbondantemente. È sicuramente un secondo, perché un primo certo non mi sembra. Che cosa ci cucinerai oggi? Supermercati Convi, la differenza in evidenza. Beh, è arrivato il momento di dirci che cosa cucini oggi. Allora, io preparo un secondo, chiaramente, da come si vede, e faccio gli involtini di petto di pollo con rucola e speck poggiati su un letto di zucca. Dillo cantando. No, dai, no. La famiglia Canterina, cioè. Involtini di petto di pollo con rucola, speck poggiata su un letto di zucca. E come mai questo piatto? È una tua invenzione? No, non è una mia invenzione. Questo è un piatto, un secondo, che ho mangiato in occasione di un matrimonio. Mm. E siccome io non sono foggiana. Di dove sei? Io sono paesana di Germana, sono di Candela. Ah, di Candela! Ciao, Germana. La città fantastica, sì, che si distingue per il fantastico casello autostradale. Bravo! Ah, è vero. Ecco, spezziamo una lancia per una volta in favore di Candela.
paese che si è organizzato meglio durante le feste natalizie, sì. Villaggio di Babbo sì. Natale, bellissimo, è stato veramente una cosa bella. Paese delle melelle. Germana non me le ha mai portate le melelle, infatti, non va niente. Le avevi chieste un sacco di volte. Infatti, vabbè. Quindi ricetta. E niente, quindi l'ho mangiato in un ristorante che non facciamo pubblicità a Candela. In occasione di un matrimonio. Non è che ce ne sono 500 a Candela. Non facciamo comunque pubblicità. Va bene. Salutiamolo anche perché è un nome che mi piace molto, un nome gustoso. Sì. Va bene, iniziamo. Allora io inizio. Intanto prepariamo la zucca come prima cosa. Coltello, che facciamo? Senti, allora? Come la tagliamo? Pulire. A dadini. Sì, la vogliamo usare il tagliere? Sì. Ok, quindi tagliamola a dadini. Perfetto. Scusa. Ok. Anche se io uso molto le mani, non mi serve il tagliere. Vabbè, però come fai a tagliare la zucca a dadini con le mani? La tagli con le mani? Sì, ma sì, fantastico. Sì. No, fammela vedere. Cercavo qualcosa per mettere le bucce, Piero. Sì, è qui, c'è una busta. Ok. Vado? Perfetto, vai. Sì. Ok, perfetto. Allora, poi la zucca che è tipica dadini. Invernale ormai, tipica da noi, invernale prima si utilizzava periodo. Di meno, ultimamente si sta utilizzando moltissimo. Beh, io la uso molto, veramente, a casa mia piace molto a tutti, mio ecco, marito, i ragazzi, ecco, la qual è il piatto preferito di tuo marito e dei ragazzi? Allora, mio marito mangia di tutto, sì. Però il suo piatto preferito è proprio i farfalloni alla zucca. I farfalloni alla zucca? Sì, con pancetta e cipolla. Senza panna? Senza panna. Oh, bene, senza ci fa panna. Piacere. Bene. Mentre i ragazzi, mio figlio Mario che saluto, ciao Mario. Mio figlio mangia tutto ciò che col pomodoro in bianco, non mangia assolutamente niente. Cioè qualunque cosa, tutto ciò che ha il pomodoro e via. Ma, cioè, sì. Macedonia di frutta, no? No, perché non c'è il pomodoro. No. Ecco, è giusto. No. Invece, invece mia figlia Rosa, che saluto, ciao Rosa. Lei tutto ciò che è bianco. Ah, cioè, vanno d'accordo i fratelli, vanno d'accordo. Sì. Quindi ogni volta tu devi cucinare puntualmente un piatto, due piatti. Da una pagina, il pomodoro da una parte. Certo, due piatti tutti i giorni. Ho capito, è bello, è fantastico. Invece tuo marito. No, di tutto, anche se è formaggino, non ha problemi. Ah, infatti. Gli avanzi del giorno prima, tutto, non ci sono problemi. Oh, ma mi fa piacere. L'hai descritto tipo una cloaca, diciamo, ma è più o meno la stessa descrizione che fa mia moglie di me, quindi mi fa molto piacere, anch'io mangio qualunque cosa. Quando andiamo a pranzo da qualche parte dico, ma non è che questa cosa non ti piace, che cosa? Solo il piatto non mi piace, giusto? Bravo. Bene. Allora, a me dicono la stessa cosa, cuciniamo, suo marito mangia tutto, stai tranquillo, mangia non ci tutto. Sono problemi. Ma poi è anche bello poter mangiare tutto, poi se mangia tutto vuol dire che la cuoca è brava, no? Devono dirlo loro, non certo io. Lo dirà la giuria. Bene. Perché oggi la giuria è composta da un'altra nostra telespettatrice che ha già fatto da giurata ed è stata brava, quindi siamo contenti che sia tornata e io le conte. Oh, a proposito, mentre lei taglia la zucca, vi ricordiamo che potete partecipare sia come cuochi che come giurati, basta scrivere alla mail televisione@combi.it, è semplicissimo. Allora, stiamo tagliando la zucca. Ho finito di tagliare la zucca. Benissimo. La mettiamo in padella. In padella con un po' d'olio. Sì, quale padella? È uguale, una malevacca. Facciamo questa. Ok, questa qua. Accendiamo, mettiamo un po' d'olio. Ok, prego. Io mi metto da questa parte. Senza cipolla? Sì. Con la cipolla. Mettiamo prima la zucca e poi aggiungiamo la cipolla. Sì. Va bene. Ok. Sei spaventata di questa sfida? Perché pare che la VIP sia brava a cucinare. No, non sono spaventata. Niente, non mi spaventa nulla. Nulla. Come il gladiatore. Ok. Ora passiamo alla cipolla, senza piangere, mi raccomando. No, assolutamente. Ecco, allora. Benissimo. Il segreto per non piangere è quello di passarla nell'acqua. Oppure di respirare che con la bocca aperta, solo che è bruttissimo. Bruttissimo, non è proprio infatti. Televisivo. Stare così. Ok, va bene. Allora, metto la cipolla. E zucca e cipolla faranno da letto. Come? Zucca e cipolla faranno da letto. Ecco, va bene. Vediamo tutte queste operazioni. Vediamo.
mentre abbiamo tirato col vino, la carne, sono contento perché insomma Jenny ha fatto qualche involtino in più per i poveri presentatori, i poveri operatori di ripresa, vi ricordo, visto che ci troviamo al Convivi Viale Ofanto 200, queste creazioni di carne del nostro Elio, questi sono dei tulipani di carne, guardate, assaggiateli, io le ho provate, sono una cosa eccezionale, e queste sono delle parmigiane di carne, o con le melanzane, o con le zucchine, o con i peperoni. Io ovviamente le ho provate tutte e tre, insomma ve le consiglio perché delle creazioni così sono veramente difficili da trovare. E siamo giunti al punto di impiattare, vero? Sì, certo. Oh, il letto di zucca lo stiamo preparando. Certo. Eccolo qua, vediamo. Oh, guardate che bella consistenza che ha assunto questa zucca con la cipolla. Deve essere saporitissima. Il profumo c'è e siamo... Oh, guardate, siamo contenti. Andiamo a formare una specie di rosa, diciamo così, certo. No? Però se formi una specie di rosa, che è tua figlia, devi formare anche un po' di Mario, perché è anche brutto, no? Va bene, spegniamo Piero per cortesia. Sì, spegniamo. Ok, va bene. Oh, siamo pronti con gli involtini. La gente sta entrando al Convi più che per comprare, per assaggiare gli involtini di Jenny. Ecco qua. Benissimo. Benissimo. Lo tagliamo. E uno lo tagliamo? Sì. Ah, quindi per far capire cosa c'è dentro e per rendere più coreografico il piatto. Decorazione, giusto? Sì. Tagliamolo. Oh, è importantissima anche la presentazione dei nostri piatti, altrimenti la nostra giurata vi bastona. È vero, giuria? Sì. Ecco qua, possiamo togliere anche lo stecchino. Tanto si cucina con le mani. Ah, ecco. Benissimo, e aggiungiamo la rucola finale come per guarnire, ma ovviamente si mangia perché la rucola è buonissima, è una l'ultima operazione, è una verdura buonissima. E abbiamo finito. Un po' di sughetto, giustamente. Certo. Vediamo, piatti piccoli, altrimenti chi mangia poi si sciupa, vero? Certo. Cioè, così. Fai anche tu così con i tuoi figli? No. No, assolutamente. Ok. Io cucino sempre in maniera abbondante. Ecco. Tutto ciò che lasciano loro mangio io. Benissimo, finito. Benissimo. Allora, involtino di petto di pollo. Di petto di pollo con speck, rucola adagiato su un letto di zucca. Ce n'è un po'. Ah, vedo che c'è nella pentola qualcosa per noi. La parola alla giuria. Supermercati Convi, la differenza in evidenza. Dal cuore della nostra Puglia nasce Granoro Dedicato. Dal 1956 il nostro prosciutto cotto ha un gusto e profumo inconfondibili. Da sempre senza polifosfati aggiunti, glutine e proteine del latte. Ferrarini, c'è più gusto a mangiare sano. We'll be right back.
Il caseificio Delizia S.P.A. è molto attento a questi mutamenti di gusti, mantenendo così intatte le tipicità regionali pugliesi, prodotti solo da latte fresco, che grazie alla manualità dei nostri maestri casari creano dei veri gioielli del gusto. Una rete distributiva efficiente che garantisce sempre assoluta freschezza del prodotto Deliziosa. Dal cuore del chicco di grano duro selezionato nasce la semola, con l'acqua forma un impasto che, trafilato in oltre 150 stampi, prende forma. Negli essiccatoi i formati di pasta raggiungono la perfezione con cui arrivano da noi, in confezioni trasparenti per mostrarne la qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Sempre belle donne, sempre. Grazie. Belle, sono puntate di belle donne, sono felicissimo, complimenti, complimenti, e diamo il benvenuto ad Angela Lisena, che noi abbiamo. Grazie. Già conosciuto più volte a Casa con B, attrice, docente di dizione della Crew Slap, e io dico sempre, la Crew Slap è una delle colonne portanti della nostra cultura, anche perché poi sono tutti giovani e mi fa veramente piacere. Grazie, e poi, Piero. Poi scopriremo che cosa stanno facendo. Quindi tu, attrice, insegni dizione, balli, sì. Perché balli anche. Sì, sì, nel musical si balla, si canta, si recita. E sai anche cucinare. E so anche cucinare, me la cavicchio. Sei fidanzata? Sì. Sei fortunato, come si chiama? Michele. Michele, sei fortunato, sei fortunato. Michele, sposatela, sposatela. Sì, no, non ti preoccupare, non era una cosa tra noi, una cosa tra noi. Oh, bene, porta, vediamo che cosa hai comprato. Allora, pomodorini. Pomodorini, benissimo. Eccoli qua. Capperi. Capperi. Salsiccia piccante. Oh, e qui incominciamo. Qui incomincia a piacermi questo piatto. Olive. Olive, eccole qua. E le penne. È sicuramente un primo. E il fatto che ci sia la salsiccia, che è la colonna portante della mia. E manca l'aglio. Ah, e manca l'aglio. Sì. Il fatto che ci sia la salsiccia piccante, che è la colonna portante della mia alimentazione, fa sì che questo piatto, secondo me, mi piacerà. Sai che ne devi fare un po' di più per i bravi presentatori? Va bene. Bene. Ma che cosa ci cucinerai oggi? Supermercati con V. La differenza in evidenza.
Angela, che cosa ci cucini oggi? Allora, vi cucinerò penne al pomodoro con capperi, olive e salsiccia piccante. Una versione un po' diversa della cosiddetta puttanesca, sì. No? Sì, 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 oh, sì. Ma è una tua versione? No, di papà. Ah, sa cucinare tuo padre? Molto, oh, sì. Come si chiama? È mio padre che ha insegnato a mia madre a cucinare. Addirittura? Sì. Allora lo dobbiamo invitare alla sfida dei fornelli. Sì, qual cioè... è il piatto che sa fare meglio? Ma un po' tutto. Un po' tutto. Sì, sì. E invece sì, questo è il tuo piatto, diciamo, il tuo cavallo di battaglia? Uno dei miei. Uno, sì. Dei... Sì. Uno dei... Diciamo tuoi. Che uno sono sa un fare po'... altri. Sono un po' più specializzata con le cose al forno, solo che qui il forno non si poteva utilizzare. Ci stiamo attrezzando, ci stiamo distruggendo una parete per cercare di fare il forno a legna, ce la faremo. Allora iniziamo, che cosa, allora, cosa iniziamo, facciamo? Iniziamo con il tagliare la salsiccia. Esatto. La scelta piccante, anche perché fa freddo e quindi è normale, il piccante sì, ci vuole sì, sempre, poi a noi piace sempre. Il piccante, certo, quindi... Certo, noi siamo del sud, quindi il piccante va sempre forte. Forse i calabresi e i lucani ne capiscono qualcosa in più di piccante, ma anche noi ci difendiamo bene. Sì, sì. Nel frattempo, parliamo un pochino della tua vita artistica con la Crew Slap. Sì. Che cosa state facendo e cosa succederà a febbraio? Allora, a febbraio andremo in scena il 20 e il 21 al Piccolo Teatro con il musical Pinocchio. Pinocchio, sì. Sì, sì, ora sì. Lo possiamo dire ufficialmente, tu sarai la Volpe. La Volpe, oh, sì. Faccio la ruota del cattivo stavolta. Volpi brutte, invece per una volta abbiamo una bella ragazza che fa la Volpe. Grazie. Insomma, un motivo in più per andare a seguire questo musical, sì, che sì, tra l'altro è una bellissima iniziativa, anche perché vengono coinvolti dei ragazzi, no? Sì, sì, infatti il protagonista sarà un nostro allievo della scuola. Noi abbiamo una scuola di avviamento al musical per bambini e ragazzi, e appunto il protagonista Pinocchio sarà appunto un nostro allievo, Francesco Lizzi, di 11 anni. Bravissimo, che abbiamo già ascoltato anche a casa con Via, insomma, vi garantisco che è veramente sì, veramente bravo, bravo, bravo. Oh, faranno parte del cast? Vabbè, ci sarò io, ci sarà Paolo Citro, ci sarà Miriam Stranieri e Antonio Ruotolo. Ecco, ormai li conosciamo, sono un quartetto. Sì, sì. Incredibile, li abbiamo conosciuti tutti, tra l'altro Paolo Citro è anche un ottimo cuoco. Sì, sì, sì. E ci fa piacere. Anche lui sa cucinare molto bene. Quindi oggi la tua sfida è dura. Sì, infatti perché ho visto la signora prima Jenny la signora... è veramente brava, ma tu oggi devi fare una doppia sfida con la signora Jenny e con Paolo. Cioè devi cercare di vincere perché Paolo altrimenti ti scotterà a vita, lo ha già annunciato. Quindi mi raccomando. Allora, stiamo tagliando a dadini sì, questa sì. Salsiccia. Diciamo che questa è un'operazione che noi di solito a casa facciamo il giorno prima per avvantaggiarci, perché certo, lavorando tutti, insomma, se si taglia il giorno prima e si mette già nel frigo, lo si trova già fatto. Oh, ma pare che tu sia la cuoca ufficiale di casa, no? Sì, i miei lavorano e quindi diciamo che da piccola sono stata sempre... io a cucinare per loro, diciamo. Ti diverti, ti piace cucinare? Tanto, sì. Sì, ecco. Sì, infatti se non avrei fatto l'attrice, guarda, avrei fatto la cuoca. Vabbè, è una cosa sì, sì, bellissima. Sì, poi sì, tra l'altro ultimamente il cuoco, lo chef vanno forte, altrimenti non ci sarebbe questa fantastica trasmissione che noi abbiamo inventato e gli altri ci hanno copiato. Gordon Ramsay ci ha copiato. No, sì, non è vero, stiamo scherzando naturalmente. Allora, vediamo sì, quali sono le altre operazioni. Tagliamo le olive. Sì. E poi che faremo? Le metteremo a soffriggere sì, in padella prima, insieme prima alla salsiccia? Prima la salsiccia, poi le olive e poi li aggiungiamo i pomodorini. Benissimo, veniamo allora a tutte queste operazioni. Angela Lisena, che cosa ci starai cucinando? Lo sappiamo, perché devo far vedere che devo creare questa suspense. Vediamo. Thank you.
giusto. Cioè, non che è possibile cosa? Questo odore buono, io devo stare qua e devo assistere. Non è giusto, vabbè. Comunque la pasta è pronta. La pasta è pronta. Ora la scoliamo. Eccola qui, va bene. La facciamo saltare un pochino. La facciamo saltare perché ricordiamo, questa è una operazione importantissima perché con l'amido della pasta nell'acqua, insomma, si fa questa cremina che merita. Anche Angela, okay. come vedete, ha fatto i piatti tipo Biafra, niente, cioè, ogni piatto mezzo chilo, brava. Continuiamo. Per quante persone quindi cucini tu? Siamo in tre. Siete in tre, quindi... Più insomma, il cane, quattro, dai. E il cane, quattro. Il cane mangia anche lui queste cose? No, lui mangia le cose sue, però assaggia. Elemosina, come tutti sì, i cani. Sì, come tutti i cani, esatto. Oh, benissimo, stiamo facendo nel frattempo mantecare, il piccante già c'è perché... Sì, perché sta la salsiccia. Benissimo. Però insomma, a chi piace può sempre aggiungere... Un po' di peperoncino volendo. Un altro pochino, sì, meglio sempre il peperoncino del pepe che fa male. Certo. Poi il nostro peperoncino è sempre buonissimo, siamo felici, siamo felicissimi anche di questo. Oh. Allora, ci vuoi cantare qualcosa come volpe? No, assolutamente. Com'era quella di Benato? Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Lui è gatto ed io una volpe. Siamo in società. Di noi ti puoi fidare. E fidiamoci anche di Angela come cuoca, perché okay, secondo me perfetto. merita. Spegniamo. Il fornello e si prepara ad impiattare. Sarà dura per la nostra giurata, sarà dura. Perché un primo contro un secondo già è difficile. La cosa buona è che abbiamo fatto un pasto completo. Ecco qua. Ok. E poi due piatti buoni. Perfetto. E ben preparati. Facciamoli vedere. Allora, come si chiama questo piatto? Allora, penne al pomodoro con salsiccia piccante, olive e capperi. Di Angela Lisena, alias La Volpe. Giuria. Io ho ancora la bocca impastata perché li ho dovuti assaggiare tutti e due, ho dovuto fare questo sacrificio per la patria. Sì, saluto Giuseppe che avrebbe voluto assaggiare i piatti insieme a noi, ma non è più tra noi. Cavoli tuoi. Oh, allora, io ho le conte, telespettatrice con V assidua, ormai giurata, honoris causa, descriviamo questi due piatti. Senti, sono buonissimi entrambi, sì. Veramente c'è l'imbarazzo della scelta. Allora, il primo è un po' più elaborato, con anche per i condimenti, mentre il secondo, anche se elaborato, però è più semplice rispetto al primo, forse anche perché è un primo, perché il secondo è un, cioè il secondo invece è diverso. Io non vorrei essere nei tuoi panni, lo dico perché... C'è veramente l'imbarazzo della scelta, è veramente una scelta difficile da fare. Io però parlo secondo il mio gusto. Secondo il mio gusto io preferisco il secondo piatto, della signora Jenny. Cioè, quindi il secondo. Il primo piatto che sarebbe un secondo quindi sì, della signora Jenny. Tu sei la giurata ed è giusto che... È buonissimo anche il primo di Angela, però mi ha colpito di più il secondo, forse perché sono amante del petto di pollo, per come è stato fatto con la panatura, non lo so. Giustissimo, facciamo un applauso allora. Ah, Jenny che ha vinto. Allora, prima diamo innanzitutto il buono a Jenny, ma sentiamo prima Angela. Angela, hai perso, però diciamo nel mio cuore avete vinto tutte e due perché eravate tutte e due bravissime. Com'è stata questa esperienza? È stata un'esperienza nuova perché cantando. No, dai. È stata un'esperienza. No, io non sono molto. Dai, non mi mettere in difficoltà. Ecco, è giusto. Oh, comunque è stata una bella esperienza, dai, mi sono divertita. No, mi sono divertita. Ti sei divertita e poi ci hai dato una bella lezione di cucina. Tra l'altro questo piatto, lo dico ufficialmente a mia moglie, copiamolo perché è buonissimo. Quindi grazie. Lo mangiamo. Com'è stata questa esperienza? Allora Piero, io sono del parere che tutte le esperienze positive o negative che siano vanno affrontate. Questa farà parte del mio bagaglio di esperienza
positiva. È stata bellissima. Certamente. Ricordiamo che hai vinto un buono da 100 euro che potrai consumare in uno dei supermercati Convi della grande, simpaticissima e irreprensibile catena Convi. Quindi potrai spendere 100 euro. Ringrazio molto Angela Lisena e ringrazio la Crius Lab. Ricordiamo 21 e 22 febbraio. 20 e 21 febbraio. Non perdete al piccolo teatro Pinocchio, stavo dicendo Peter Pan. Pinocchio, mi raccomando, ci sarà questa volpe qui, ve la raccomando, ma ci saranno tanti grandi artisti, giovani e giovanissimi, perché cioè anziani non ne avete ancora. E sono molto felice. Ringrazio Viola Conte, che è stata irreprensibile come giurata e veramente ha avuto grande fegato, perché ci vuole coraggio per scegliere una delle vincitrici, visto che i piatti erano tutti e due buonissimi. Noi ci vediamo come al solito la settimana prossima. Ciao.